Quali sono i punti principali della sua lista per Napoli e l'area metropolitana? Innanzitutto no alla guerra, la guerra che sta portando conseguenze incredibili sia sui cittadini italiani sia ovviamente sui cittadini russi e quelli ucraini, perché, ma anche su tutto il mondo, anche con l'aumento delle bollette e con le derrate alimentari che vengono a finire. Si tratta di qualcosa di veramente grave, ma diciamo anche no all'autonomia differenziata e diciamo soprattutto no a tutte le privatizzazioni che la cosiddetta agenda Draghi aveva in programma e che è stata interrotta, ma che chi si prepara a vincere dice che continuerà. Non va bene, non va bene. Noi siamo per un reddito minimo a 10 euro l'ora, noi siamo per le donne, noi siamo perché la maternità finalmente venga realmente conosciuta ed appoggiata, siamo per i servizi pubblici. Consentitemi di rappresentare l'emozione, l'orgoglio e la responsabilità di presentare la nostra lista di Unione Popolare della Campania alla Camera e al Senato. Tutte persone credibili, belle storie, non consociative, non del sistema, che hanno sempre lottato per l'attuazione della Costituzione. Noi porteremo innanzitutto la dignità del Mezzogiorno e il riscatto del Sud. Questi che stanno al potere, tutti, anche quelli che alla fine fanno vedere che stanno da un'altra parte, ma che fino ancora ad oggi stanno nel governo Draghi, compreso il Movimento 5 Stelle, sono quelli che hanno spinto per l'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata significa spaccare ancora di più l'Italia in due, i più deboli sempre più deboli e i più forti sempre più forti. Con noi questo non accadrà, perché l'abbiamo dimostrato sempre, andare a testa alta anche in questa città quando sono stato sindaco. Quindi saremo in Parlamento per il riscatto del Sud, mettendo al centro la pace, la giustizia sociale, la giustizia ambientale, la giustizia economica, l'attuazione dei diritti costituzionali, a cominciare dalla sanità pubblica, che non è un caso, è un argomento cancellato quasi da questa campagna elettorale, perché si dovrebbero vergognare tutti i partiti del sistema e chiedere scusa al popolo italiano. E aggiungo che l'altro argomento di cui non parlano volutamente è la guerra, perché sanno perfettamente che il principale effetto collaterale economico della guerra e il caro bollette, che sta schiacciando il paese in una condizione davvero complicata, e in autunno sarà ancora peggio. Il centrodestra dice che bisogna ridefinire il PNRR in chiave europea. Quale deve essere poi l'attenzione del prossimo governo e del prossimo Parlamento, sempre poi in chiave sud? A PNRR per ora hanno fatto solo parole. Se uno gira per l'Italia non ho mai trovato qualcuno che mi dice: ah, guarda, vedi, Quel palazzo l'abbiamo ristrutturato col PNRR, quel ponte l'abbiamo fatto col PNRR, quella impresa che lavora nelle energie sostenibili. Per ora niente, solo parole. Per gestire un PNRR che dia più qualità della vita e più servizi ci vogliono persone come noi, che nella vita hanno dimostrato che quando gestiscono il denaro pubblico lo fanno con onestà, con trasparenza e con credibilità, perché il denaro pubblico è la più grande opportunità anche per le mafie per cementificare il suo rapporto con la politica, l'economia, la finanza e le istituzioni.